Da tempi lontani il Signore mi è apparso. Sì, io ti amo di un amore eterno, perciò ti prolungo la mia bontà. Libro di Geremia, capitolo 31, verso 3. L'ultima volta. Tempo fa lessi questa frase: l'ultima volta per chi ama è sempre la penultima. Quante volte sarà capitato che le persone da noi più amate ci hanno fatto del male? E nonostante ci siamo ripromessi che quella sarebbe stata l'ultima volta, alla fine abbiamo sempre dato loro un'altra possibilità. Quando amiamo, l'ultima volta non è mai l'ultima. Ma perché? Quando lessi questa frase, mi ricordai del grande amore che Dio prova per me. E vi assicuro, anche per tutti voi che ascoltate. Non ci sarà mai un giorno in cui Dio non sarà disposto a darci un'altra opportunità. Se con un cuore sincero chiediamo perdono dei nostri sbagli e ci sforziamo di non commetterli ancora, sbaglieremo sempre. La nostra natura è questa, ma troveremo sempre la mano di Dio stesa per alzarci ed aiutarci. Importante è non approfittarne. Non possiamo pretendere un miracolo da Dio se poi adoriamo un altro Dio. Non possiamo chiedere un'altra opportunità quando ne abbiamo voglia, se quando l'abbiamo avuta non l'abbiamo apprezzata. Ci toccherà aspettare un po' di più del previsto. Sulla croce Cristo non ha detto: è l'ultima volta che mi vedrete, nonostante il dolore che avvertiva, ma ogni giorno si fa vedere attraverso miracoli e attraverso la sua misericordia che si rinnova ogni mattina per noi. Dio è amore, quindi non può non amarci. Se lo facesse, rinnegherebbe la sua natura.